Anche Prato ha celebrato oggi il giorno della memoria per le vittime della mafia e lo ha fatto con il fratello di Francesca Morvillo e cognato di Giovanni Falcone, Alfredo Morvillo, procuratore della Repubblica di Trapani. Stamani il magistrato ha incontrato gli studenti dell'Istituto Buzzi per una lezione sulla mafia. Non basta partecipare alle cerimonie, le sue parole, serve anche la riflessione quotidiana per fare in modo che chi è morto non abbia fatto un sacrificio inutile. Parole toccanti dette a ragazzi che ancora non erano nati quando 26 anni fa, nella strage di Capaci, la mafia uccideva Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Giovani che non hanno conosciuto il coraggio di Falcone, di Paolo Borsellino e di tanti uomini, anzi servitori dello Stato, che hanno pagato con la vita la volontà, la voglia, la determinazione di combattere la mafia e i mafiosi. Vivete in modo onesto, ha detto Alfredo Morvillo, è l'unico modo per sconfiggere gli interessi della mafia. Alle 12 in punto Morvillo ha poi preso parte al ricordo in piazzale Falcone Borsellino, dove il sindaco Biffoni ha deposto una corona d'alloro al cippo commemorativo dedicato ai due magistrati siciliani. Questi momenti, ha detto il sindaco, devono essere di memoria e di monito perché nessun territorio è immune dalle infiltrazioni mafiose e l'attenzione deve rimanere sempre alta. Ricordare le stragi di Capaci e di Via D'Amelio ci serve per ricordarci l'importanza di lottare ogni giorno contro l'illegalità.